Ciao a tutti ragazzi, io sono Bonnie. Oggi vi registro questo video di WKC Meetup in post commentary perché sinceramente WKC Meetup, che si rispetti, non riesco a registrarlo con un topic sotto. E niente, il topic di oggi, diciamo, quello di cui volevo parlare era la mia promozione a scuola. Sono stato promosso. Sì ragazzi, sono stato promosso e non so nemmeno io come, con 9 in condotta tra l'altro, che non so come. Vi dico già che c'avevo una materia sotto, c'avevo tecnologia che era sotto, tecnologia non informatica, tecnologia disegno, che io veramente li faccio cagare, però c'avevo sotto e niente, siamo riusciti, cioè i miei prof sono riusciti a tirarla su e mi hanno fatto veramente un grande favore e niente, sono stati davvero buoni, mentre invece ci sono stati altri miei amici che sono stati bocciati, mi dispiace per loro, però non li voglio salutare perché è brutto, però comunque mi dispiace. O altri che sono stati rimandati. Per fortuna sono stato fortunato perché questo è il mio primo anno delle superiori e ho sentito molti distacco dalle superiori alle medie. E sinceramente, ragazzi, se siete delle medie, preparatevi alle superiori, almeno scegliete che scuola bene dovete fare, perché cioè, scegliete una scuola che vi piaccia, perché se non vi piace perdete la motivazione e dopo secondo me non andrete più bene. Questo è un consiglio che mi sento di dirvi. Un'altra cosa di cui volevo parlare era della serata al Port Factor, come c'è che ve la volevo raccontare. E niente, iniziamo con raccontare questa serata. Niente, la serata, abbiamo fatto due serate. Una, la prima serata a cui sono andato al Port Factor era quella di sabato, sabato 15 e domenica 16. Ho fatto sabato, che c'era la gara di grigliati, che è stata bellissima. C'erano moltissimi stand con 15 euro, sono entrato con i miei amici, abbiamo mangiato tutto, è stato veramente bellissimo. Poi invece domenica 16 abbiamo assistito ai fuochi, che erano veramente molto belli, hanno fatto fuochi d'artificio e hanno fatto la premiazione. Adesso non so bene chi abbia vinto, però hanno vinto, ci sono stati 3 posti anche proprio di qui, e quindi sono stati molto bravi, secondo me se lo meritavano. Niente, è stato veramente molto bello, tutta una bellissima esperienza, cioè una bellissima cosa. E niente, così, per farvi capire. Un'altra cosa di cui dovevo parlarvi era che io e un mio amico, Bonnie, anche lui si chiama Bonnie come me, cioè lo chiamano tutti Bonnie, però non so se si vuole far chiamare Bonnie come nick, però fa lo stesso. Questo mio amico Bonnie vorrebbe registrare un video con me e io ovviamente lo porterò sul canale, porteremo un video degli SG e niente, così per un po' divertirci, un po' per sfagarsi. Tanto comunque lasciate like, perché questi video mi servono a farli, siccome oggi è lunedì 17 e non so quando questo video verrà fatto, perché ho già un po' registrato un po' tutti i video, ma sì, cercherò comunque di registrarlo. E sto iniziando a registrare un video sulla mia configurazione, cioè diciamo sul mio computer, su come registro le cose. Sto iniziando a preparare un video per quello e state tranquilli, uscirà anche quello. E niente, altre cose di cui volevo parlare alla fine, dobbiamo parlare, cioè volevo parlare più che altro dello scandalo di Trump contro la Huawei, che c'è un po' rimasta la Huawei, e in poche parole volevo un po' spiegare questa cosa. Diciamo che Huawei è stata, diciamo, bannata o bandita dagli Stati Uniti, perché Trump, siccome sa che la Huawei è da fortemente il 1900 qualcosa, che produce infrastrutture o robe generiche per le connessioni internet o robe per sempre informatiche, ha dubitato della legalità della Huawei e gli ha, diciamo, ha pensato che la Huawei potrebbe essere collaboratrice con alcune organizzazioni di spionaggio, no? E queste organizzazioni di spionaggio fanno pensare che queste organizzazioni di spionaggio potrebbero compromettere alcune votazioni, alcune cose politiche che ovviamente alla gente grande come Trump danno fastidio. Quindi diciamo che Trump ha fatto tagliare tutti i fondi con la Huawei, cioè tutti le opportunità di collaborazioni che aveva con tutte le altre case statunitensi,
e case produttrici come la Qualcomm, che è, diciamo, un'azienda che fa processori, se non mi sbaglio, processori per telefoni, o altre case, quindi la Huawei, come anche la Android. Voglio parlare soprattutto di Android. Chi ha un Huawei adesso non si deve preoccupare, perché Android riceve ancora aggiornamenti sulle nuove security patch o roba del genere, ma gli unici problemi, cioè l'unico problema, diciamo, è che i prossimi Huawei non si sa che il sistema operativo monteranno. Perché? Perché Huawei, siccome Android è statunitense, non può più supportare Android, cioè non può più usare come sistema operativo Android, perché è della Google, e Google dopo non rilascerà mai più aggiornamenti, non li farà usare nessun app. Quindi diciamo che Huawei, abbiamo tutti paura di questo calo economico senza precedenti, perché veramente sarà un po' come Nokia Lumia, secondo me. Che Nokia Lumia, come ha fatto Microsoft, è entrata nel mondo dei telefoni con il suo sistema operativo, ovvero se non mi sbaglio, il sistema della Microsoft Windows Phone, e dopo un po' ci è rimasta, perché nessuno lo prendeva un telefono che era ancora in, diciamo, in via di sviluppo con tutte le app, perché se voi andavate a guardare c'erano poche app, tipo io dovevo scaricare Instagram perché io l'ho avuto un Nokia Lumia, infatti me ne sono pentito. Costavano poco, erano abbastanza decenti come telefoni, avevano anche una buona potenza. L'unico problema è che non di app sviluppatori non ce n'era nessuno, perché chi è che sta a sviluppare per un telefono che, diciamo, che ha un sistema operativo che è, diciamo, in via di crescita, così per dire, in via di sviluppo? Nessuno. Tutti vanno a sviluppare Android, cioè a sviluppare app per Android o per iOS. Ma perché questa cosa? Perché è molto più conveniente. E quindi niente, raga, cioè, diciamo che ci rimane un po' questo problema, diciamo, dentro la compagnia della Huawei. Adesso vediamo come si potrebbe risolvere. Comunque, raga, visto che vi ho spiegato questa situazione, vorrei almeno un paio di like sul canale. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!